Presidente Racca, come sta procedendo la campagna di vaccinazione nelle farmacie? E oggi è venuta questa tappa importante di Como, è proprio la tappa dopo pochi giorni, a pochi giorni dall'inizio della vaccinazione anti-influenzale. La gente sta veramente rispondendo tanto, stiamo diventando veramente gli hub di Regione Lombardia per le vaccinazioni. Continuiamo con le vaccinazioni del Covid, pensate che arriviamo a fare quasi 7.000 vaccinazioni al giorno e spesso e volentieri, quindi gli anziani soprattutto, quindi vogliono insieme fare la vaccinazione del Covid insieme a quella anti-influenzale. Una grande quantità di farmacie che stanno diventando sempre più vaccinatrici, siamo arrivati, avrò l'onore di dirlo, quasi a 1.000 farmacie oggi. Quindi una farmacia su tre di Regione Lombardia è una farmacia vaccinatrice. Continuiamo con questa campagna perché sappiamo che il Covid lo sconfiggiamo vaccinandoci e anche importante naturalmente ogni anno la vaccinazione anti-influenzale. Rispetto al ruolo dei farmacisti in questa fase, anche in cui c'è carenza di medici di medicina generale, la vaccinazione è un esempio, ma ce ne sono altri. La vaccinazione è un esempio, naturalmente noi vacciniamo quindi le persone che si sono iscritte, diciamo, all'interno del portale di Regione Lombardia, quindi non c'è bisogno della ricetta perché già questo è significativo, quindi la persona ne ha assolutamente diritto. Devo dire che appunto, come lei diceva, siamo sempre in contatto, quindi facciamo delle belle anche chiacchierate con i nostri clienti, con le persone che entrano, che hanno sempre più bisogno di salute. Del resto, diciamo, la farmacia, i farmaci, ma anche la nostra vita ci hanno fatto fortunatamente, ci hanno allungato la nostra vita media. Dobbiamo continuare a curarci prevenendo, e prevenzione vuol dire anche vaccinazione.